non hanno nessuna intenzione di smettere di lottare per il proprio posto di lavoro, gli impiegati dell'Istituto Oncologico Tommaso Campanella di Catanzaro, i quali, a pochi giorni dalla deliberazione di chiusura emanata dal prefetto, questa mattina sono tornati a far sentire la loro voce presidiando l'ingresso di Palazzo Alemanni. Dal governatore Oliverio, i lavoratori hanno preteso delle risposte sul perché la Regione non sia intervenuta a salvare il polo e con esso i diritti degli ammalati e di chi li curava. Voi distanti. Perché io sono, signor Stavisemmi, se i problemi io sono a difesa dell'occupazione. E chi ha prodotto questa situazione non può nascondersi. Ci siamo capiti? Perché io ho trovato un disastro. E io vi dico che nel disastro la prima questione sulla quale mi impegno è la difesa del lavoro. Speriamo. La prima questione sulla quale mi impegno. Perché noi siamo tutti mamme di famiglia. Mantenendo che cosa? L'istituzione, Presidente. L'istituzione. È impossibile chiudere. Signora, l'istituzione non l'ho liquidata io. E chi l'ha liquidata? Non lo so chi l'ha liquidata, che ne ha prodotto su quella. E i soldi chi li doveva prendere? E lei perché non l'ha salvata? Perché è venuta allo show? Ma perché è venuto? Ma mi perdoni. Ditemi quali sono questi soldi. Lei perché è venuta alla manifestazione? Lei tre mesi fa. Io sono venuta per difendere il lavoro e lo difenderò io. Sì, lo sto difendendo. Sì, lo sto difendendo. E secondo lei, io dovrei assumere atti per dare soldi senza che chi ha detto che ha fatto una transazione mi porta un documento, senza un documento. Io secondo lei posso... I debiti della fondazione sono per mancata erogazione da parte del... Sono un medico. Allora c'è qualcuno, capito, allora dottoressa, io la chiamo allora onorevole. qualcuno, vada da un legale e facci spiegare. Qualcuno mi deve portare un documento nel quale mi dice: questi sono i debiti della Regione verso la Fondazione. Io gli faccio un atto subito. Ci sono, onorevole. Ci sono, me lo porti lei. Mi scusi. Me lo porti lei, signore. Onorevole. Dottoressa, me lo porti lei. Onorevole. E io un minuto dopo farò una. No, lei non mi dica così. Lei lo sa. Siccome ci sono, siccome è così pubblico, me lo porti lei. Posso farle una domanda? Mi porti un atto nel quale. Poiché lei era la Regione, deve dare. Posso farle una domanda? E io un minuto dopo. Onorevole, me lo può portare lei. Una domanda. Me lo porti lei, dottoressa, è nella struttura. Vada dagli amministratori. Si faccia dare un documento nel quale si dice lo statuto della fondazione. Non ci prendiamo in giro. Sono a difesa del lavoro, ma nessuno mi può chiedere di fare atti illegittimi. Atti illegali non ne faccio. Però una cosa. Io atti illegali non ne faccio. Ma così vengono tagli atti illegittimi. Mi siamo capiti. Perché fino a mo questa regione è stata infarcita di illegalità. Perché ci troviamo a questo punto? Per questo ci troviamo a questo punto. Ma scusate, ma noi dobbiamo difendere la legalità, a difesa del lavoro, e il lavoro sarà difeso. Ma i lavoratori della Fondazione Campanella, i lavoratori della Fondazione Campanella hanno reso un servizio al servizio. Allora, i lavoratori della Fondazione Campanella io li difenderò. Mi scusi, in tutti i modi. Non a casa, siamo a casa. Voi se volete essere davvero onesti e coscienti, non potete dire che la regione, io, ma che signor Monti, l'altro ieri, sono responsabile di questo disastro. Ma come vi permettete? Nessuno responsabile di un disastro. Perché se questa cosa fosse stata affrontata un anno fa, non saremmo stati a questo punto. Ci siamo capiti? Io oggi mi trovo con A, un procedimento del PM, B, con un procedimento fallimentare, C, con un decreto del prefetto che appunto Presidente. Ha decretato la liquidazione la della fondazione. Elettorale è finita, Presidente. Il prefetto dice c'è un passaggio chiaro. Ma quale campagna elettorale? Presidente, mi dice la campagna elettorale è finita, Presidente, ma io Presidente. Che amministro con il voto degli elettori, anche con il vostro, ma assolutamente, di voi, dovete sapere che ho un mandato di risolvere i problemi nella legalità. Ma c'era un progetto. Portatemi lì. Presidente. Allora signora. Ma la fondazione resta aperta. Allora scusate. Aspettate un momento. Infatti, quel progetto sono stato io ad Urbani a chiedergli di costruire il progetto. In difesa del lavoro. Allora, aspettate un po'. Ma la fondazione che l'hai chiusa io? Dopo che abbiamo acquisito procedure, esperienze, specificità, dobbiamo andare a casa. Com'è? Si fanno le riforme per salvare i livelli occupazionali e qui in Calabria funziona al contrario, cioè si fanno le riforme per mandare a casa i dipendenti, è una vergogna. E anche vorrei precisare che
quando i malati o i familiari rilasciano delle dichiarazioni, sono dichiarazioni spontanee, non c'è alcuna strumentalizzazione, e molte volte noi questi pazienti cerchiamo di tenerli più lontano possibile, però si deve anche capire che si instaura un rapporto tra l'oncologo e il paziente, quindi vogliono seguiti da determinati medici, e in questa struttura, oltre alla professionalità, l'esperienza che hanno trovato umanità e sensibilità. Mi chiedo ancora dove andranno a finire ad emigrare questi poveri malati, visto che gli ospedali stanno scoppiando. Grazie. Grazie.